mercoledì è il primo giorno di primavera, è il 21 ed è anche la prima puntata del programma, quindi è il giorno del risveglio, della rinascita, e io su quello ho fatto la puntata, il tema è quello, diciamo, però non faccio programmi a tema, è solo, mi serve per riferimento, quindi ci sarà un'intervista su quello, ci saranno dei video su quello, sul senso di rinascita, sul mondo che ci aspetta, su quello che stiamo salutando. C'è una puntata per esempio sul fatto che io scaldo l'acqua per fare il tè prendendo l'acqua dal frigorifero, no? E su questa cosa stupidissima Rifkin ci spiega una cosa meravigliosa sul clima del pianeta, per esempio. Quindi da piccole cose quotidiane facciamo parlare persone che ne sanno. Però non andiamo da uno a dirgli tu, hai preso l'acqua del frigorifero, quindi sei cattivo, boh, 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 telecamera in faccia, ah, ah, ah. Cioè tutte queste interviste con la faccia blerrata, le voci cambiate, a me mettono un'angoscia, io vado a dormire che dico, mamma mia ragazzi, io sto cercando semplicemente di fare quello che faccio la mattina con la radio, cioè leggo da Carmelo Bene a Chomsky a Rifkin a Jodorowsky così, però poi cerco anche di fare ridere, insomma non c'è bisogno di scegliere solo una strada, ecco. Guardando la televisione mi sembra che sia molto cannibalizzata negli ultimi anni, nel senso mi sembra che un programma parla di un'intervista che ha visto in un altro programma, che ha fatto lo speciale il pomeriggio del programma della sera, mi sembra che per esempio non si parli poco di persone in giro per il mondo, ma non quelli che viaggiano, cioè di gente che è un economista o piuttosto che uno scrittore, cioè mi sembra che sia sempre molto tutto chiuso e che quello che parla un giorno in un programma televisivo, dopo due giorni probabilmente lo vedi nell'altro, è come se ci fosse una specie di gruppo che gira un po' per i programmi. In realtà c'erano degli ospiti, uno si è ammalato, l'altro non può più venire, e quindi insomma adesso noi ce l'ha. Abbiamo subito dei piani B, come si dice, però Baricco, poi verrà Giovanotti quando torna, adesso sta in giro per il mondo, appunto abbiamo Chomsky, Rifkin, abbiamo Latouche, avremo Henry De Luca, adesso vi sto dicendo così, è Daniele Silvestri, però non è necessariamente una puntata con gli ospiti, può esserci anche una puntata senza ospiti, con degli RVM, delle immagini, non lo so cosa sto facendo. Io non lo so se ho sostituito la Dandini, perlomeno non è il mio pensiero, non è che arrivo e dico, ragazzi, via la Dandini, sono arrivato io. Io sono arrivato e andato via Bertolino, insomma, con cui io tra l'altro ho anche un buon rapporto con lui. Poi quello che è successo tra la Dandini e la rete, io non lo so, non ero neanche in Italia quando è successo. Io non so come andrà questo programma, può essere che fra due mesi sia un programma di successo, ovviamente con gli ascolti di Rai 3, io non è che mi aspetto di fare il 50%, cioè so che contano molto gli ascolti, però so anche in che fascia sono. Magari andrà molto bene, volevo dire che se non dovesse andare bene, la colpa è solo mia, ecco, volevo dirvi questa cosa. Quello che sto facendo mi piace. La cosa che mi interessa è che, insomma, quando mi sveglio la mattina è sapere che sto andando a fare quello che voglio fare. Quindi adesso mi concentro su questo programma che, essendo un trisettimanale, è molto faticoso. E, insomma, mi occupa tutto il tempo. Poi quando arrivo alle 10 la sera che abbiamo finito, alle 11 c'è la diretta. Quindi, insomma, è una giornata molto lunga. Quando finirò, mi dedicherò agli altri, a un film, al libro, alla radio. Avevo scritto e ho scritto dei programmi televisivi e poi quando sono stato contattato in base alla fascia oraria, ai giorni, all'ora, alla rete, ho scelto quello che andava meglio e l'ho adattato a questa richiesta. Io poi i meccanismi, diciamo, di tutta la rete, degli spostamenti, uno va di qua, quelli non li conosco, io mi focalizzo molto sulla mia cosa e spero semplicemente. Non ho la presunzione di portare una cosa nuova che tutti gridano al miracolo, semplicemente un bel programma. Dunque, la Abramovic, l'ho vista ieri sera, prima sono andato a incontrarla, poi ieri sera a una cena c'era anche lei. Forse riusciamo a fare una cosa, insomma, più che un'intervista vorrei che facesse una performance per noi, insomma. Io sono un suo fan da tanti anni. Siete pronti? Noi sì.